Escursionisti, buongiorno. Oggi 30 novembre i Sempreverdi percorrono la penultima tappa del sentiero 3D, dal passo Termine al passo Maniva. Anche questa è una escursione impegnativa, con un dislivello di 2100 metri, 23 chilometri e le 9 ore previste per la percorrenza. Abbiamo scelto di fare questo tratto prima che la strada del Baremone venga chiusa, soggetta com'è alle slavine scendenti dal Dosso Alto. È una giornata fredda e nebbiosa e anche stavolta troverete delle fotografie riguardanti il precedente trekking dei Sempreverdi di 10 anni fa, che era il 6 ottobre del 2010. Ho detto 10, ma sono passati 12 anni dal precedente trekking dei Sempreverdi. Siccome è stato impossibile in questa occasione salire sulla Corna Blanca, metto delle fotografie riguardanti quella escursione. In confronto a questa, sembra ancora estate. Giordano ed io, nuovamente abbiamo fatto gli autisti,
portando il gruppo al passo del termine e spostandoci al Maniva per andare a riprendere. E per noi c'era la prospettiva di fare una escursione. Abbiamo cercato di salire sopra la caldolina, ma i mughi che non facevano vedere il sentiero e la neve ci hanno impedito di salire. Così ci siamo rivolti al Dosso Alto, ben illuminato dal sole, ed è stata una ascensione molto bella. Scesi dal Dosso Alto, andiamo incontro al gruppo che da poco è ripartito dalla capanna Titasecchi. Ciao Licio, bentrovati. Guarda che bel incontro abbiamo fatto qua. Che bel ambiente, stupendo. Dopo un breve parlare, anche il gruppo decide di salire sul Dosso Alto, sebbene la temperatura si sia abbassata e faccia freddo. Le riprese video di questo filmato sono state fatte da Rosa Mattanza, da Paolo Signaroli e da me.
Si conclude qui questa escursione. Vi ringrazio di aver guardato il video fino alla fine e vi do appuntamento alla prossima, all'ultima tappa del Sentiero Trevi. Grazie.